Una doverosissima premessa, io ho detto che credo al sindaco e continuo a credere al sindaco. Il sopralluogo che avevamo pianificato per oggi, come al comma 70 del regolamento del Consiglio Comunale, dove i consiglieri possono entrare nei luoghi appunto del comune, doveva essere fatto entro 10 giorni. Era stata anche convocata una commissione consigliare, questo da valorare, diciamo, la tesi che quel posto è da andare a vedere. Continuo a essere pronto per andarlo a vedere, la mia richiesta non decade, hanno fino a giovedì prossimo per poterla esaurire e quindi io mi auguro che entro la prossima settimana si possa entrare. Se invece non si potesse entrare, io ho letto la relazione dell'ASL che vede i locali particolarmente in difficoltà, con problemi strutturali e quindi con pericolosità di potervi accedere. A quel punto, se la prossima settimana, giovedì prossimo, non ci sarà la possibilità di entrare, io chiederò al ministro di far sigillare il locale e di mettere un presidio di polizia all'interno, no perché si è sigillato, ma intorno alla scattasuna, per fare in modo che nessuno possa entrarvi, perché se non può entrare un consigliere comunale nell'esercizio delle sue funzioni, non può entrarci nessun altro. E se il luogo è talmente pericoloso da non permettere a nessuno, a un consigliere comunale, di poter entrare, allora deve essere sigillato e bisogna garantire che nessuno, davvero nessuno, entri. Quindi la richiesta del ministro, quella di domani, sarà, al momento in cui non potremo entrare, di poterlo sigillare e mettere, diciamo, delle forze dell'ordine a presidio della struttura affinché nessuno possa provare ad accedere all'interno. Questa è una cosa fondamentale che riteniamo, perché se i problemi strutturali sono strutturali, sono strutturali per tutti; se invece non sono problemi strutturali, sono problemi politici. La paura è che magari in questo momento ci possa essere ancora qualcuno all'interno, e se c'è qualcuno all'interno, vista la relazione dell'ASL, il locale, diciamo, essendo pericoloso, bisogna trattarlo come un locale pericoloso. Questo è quello che chiederemo al ministro, è quello che chiediamo al sindaco. Abbiamo anche chiesto il verbale di riconsegna per capire, diciamo, la riconsegna, come è stato fatto e quali sono stati i termini, per andare a fare delle valutazioni anche successive. Ovvio che la scelta dell'amministrazione è stata una scelta forte, ma è stata una scelta che guarda un futuro in maniera che ci lascia anche un paio di interrogativi. Prima di tutto, anche il regolamento dei beni comuni, a cui si rifà questo tipo di attività portata avanti dal sindaco e dalla sua giunta, prevede che il comune non possa mettere un euro all'interno di quella struttura. Vogliamo capire chi metterà i soldi per poterla ristrutturare, perché se sarà cantierizzata e sarà sigillata, rimarrà sigillata per anni, a meno che non ci sia qualcuno. A questo punto chiederemo anche al sindaco di dirci chi ha interpellato per poter andare a effettuare il ripristino della struttura. Voi avete il sospetto che qualcuno sia ancora là dentro? L'hanno detto loro, hanno detto gli occupanti, che non se ne sono andati, che lo presidiano. Non vorremmo che invece il sopralluogo di oggi fosse saltato perché c'è ancora qualcuno che dentro ci fa dormire o dentro ci fa cose. Quello è un presidio anche economico, perché all'interno delle feste loro hanno sempre dichiarato di mantenere la loro attività. Quindi abbiamo tutta una serie di interrogativi a cui vorremmo delle risposte. Senta, il verbale di riconsegna riguarda tutto l'edificio o solo pian terreno e il giardino? Perché c'è questo gioco che dovrebbe esserci l'abitativo al secondo piano, mentre la riconsegna riguarderebbe solo... Se lo stabile è in condizioni critiche e prevede un intervento strutturale, non ci si può stare al piano terra, come non ci si può stare al secondo piano, dove le persone andavano a dormire. Quindi i problemi di sicurezza sono su tutto lo stabile. Poi, ovviamente, non essendoci entrati, non possiamo dire. Io mi rifaccio alle relazioni dei tecnici. Le relazioni dei tecnici, in maniera molto chiara, ci dicono che c'è un problema strutturale. Io non faccio il geometra, non faccio l'ingegnere, però penso che se c'è un problema, al piano terra, c'è anche il secondo. Nel caso in cui si dovesse appurare in un qualche modo che ci sono ancora persone dentro, responsabilità del sindaco, secondo voi quali sono, cosa chiedereste? Lo sgombero immediato con la pubblica forza, perché a quel punto, se ci sono ancora persone dentro che hanno tradito un accordo dopo un verbale di riconsegna, un accordo con le istituzioni, a quel punto quell'accordo decadrebbe, tutto quel percorso, i garanti non sarebbero più garanti, perché poi anche quello è un tema, c'è qualcuno che ha messo la faccia per assumersi la responsabilità. Se ci fossero ancora persone dentro, a quel punto lo sgombero deve essere immediato, anche
per la sicurezza delle persone che sono dentro.